Il comandante della compagnia dei carabinieri di Viareggio, capitano Edoardo Cetola, conferma che il tentativo di furto alla villa del tenore Andrea Bocelli sul lungomare di Forte dei Marmi è avvenuto la notte tra mercoledì e giovedì. L'addetto alla vigilanza della villa ha notato un uomo nel giardino. Alla vista del vigilante fuggito, scavalcando la recinzione. Ha provato ad inseguirlo il vigilante, ma pare sia salito a bordo di un'auto, dandosi poi alla fuga con un complice. Sul posto sono intervenute anche due auto dei carabinieri che erano nelle vicinanze. Dopo il sopralluogo è emerso che non è stata commessa nessuna effrazione, nessuna colluttazione c'è stata e non verrà presentata denuncia da parte di Bocelli, che con la moglie e i figli erano a letto e sono stati svegliati nella notte.